Ragazzi, guardate che bella, spettacolare, bella crosta che ha fatto, meravigliosa. Ciao ragazzi, oggi andiamo a fare una delle cose più buone che esistono in Puglia, la focaccia, pugliese o barese, non lo so, non voglio entrare in merito alla cosa. Premetto, la ricetta non mi è stata data da nessun pugliese, quindi non è neanche una ricetta originale, è una ricetta che ho studiato io, guardando un po' in giro gli ingredienti che ci volevano, quindi non mi attaccate, non mi ammazzate, anzi, se volete scrivetemi le vostre ricette qui sotto nei commenti, sarò ben lieto di metterle in pratica, ma andiamo all'impasto perché è la cosa più importante da fare e andiamo. Allora, prendiamo 150 g di acqua e le dividiamo a metà, ne mettiamo metà in una ciotola e qui sciogliamo 1 o 2 g di lievito di birra fresco e nell'altra sciogliamo 6-7 g di sale fino. Nell'acqua in cui abbiamo sciolto il lievito aggiungiamo 70 g di semola rimacinata di grano duro e un etto di patata lessa schiacciata con il passapatate, lo schiacciapatate, quello che si usa per gli gnocchi. Iniziamo ad impastare il tutto fino a formare già un primo impasto, poi uniamo metà della farina, questi sono 270 g di farina zero, e tutta l'acqua in cui abbiamo sciolto il sale. Impastiamo e poi uniamo un altro po' di farina di quella che abbiamo. Continuate ad impastare, l'impasto sarà molto morbido, a questo punto uniamo 15 g di olio in due volte, ne aggiungiamo prima una parte, poi mettiamo l'altra, l'olio è importante nella focaccia pugliese, quindi non deve mancare e soprattutto deve essere buonissimo. A questo punto mettete l'impasto sul piano di lavoro, pulite la ciotola con un tarocco. Prendete tutti i pezzi di impasto che ci sono, non sprechiamo nulla. Impastiamo un attimino, non serve impastare tantissimo perché poi la lunga lievitazione ci aiuterà. Finiamo di aggiungere tutta la farina che ci è rimasta. Ecco qui, aggiungiamo l'altra, finiamo. Ci aiutiamo anche con un tarocco perché l'impasto comunque appiccica un pochino, però non vi preoccupate, tanto la focaccia pugliese deve essere così, deve essere morbida, così poi una volta cotta sarà croccante fuori e morbida dentro. Incorporiamo tutta la farina molto bene, mi raccomando. Poi mettete l'impasto in una ciotola, la coprite con pellicola e fate lievitare un'ora in forno spento con la luce accesa e 18-20 ore in frigorifero a 6 gradi. Il giorno dopo prendete una teglia di 24 centimetri, in questo caso uso la padella di Ghisa perché non avevo una teglia abbastanza grande, la oliate e ci rovesciate l'impasto all'interno, impasto ben lievitato. Poi vi oliate le mani con l'olio, così non si appiccica all'impasto, lo rovesciate. E a questo punto iniziate a stenderlo a ditate così, dovete allargarlo molto bene su tutta la teglia. Poi prendete circa 20-30 pomodorini piccadilli già lavati, li incidete leggermente con il coltello e poi li spaccate direttamente sulla vostra focaccia. Attenzione a non sporcarli, ma tanto sicuramente sarà abbastanza inevitabile. Mi raccomando, questa fase è importantissima perché il sugo dei pomodorini deve condire e aiutarci a dare sapore alla nostra focaccia. Quindi tutto il gusto deve rimanere sull'impasto.
Lasciate un po' di bordo, così poi diventa croccante. Poi aggiungete le olive, queste sono circa 10-12 olive. Olive in salamoia. Le premete bene nell'impasto, così poi non si staccano. Ah, queste sono olive con l'osso. Io ho scelto di lasciarle con l'osso, potete metterle anche senza, va benissimo lo stesso. Poi una volta aggiunte le olive, salate abbondantemente perché dovete condire i pomodori. Mettete un bel pizzicotto di origano secco che deve profumare e un altro giro d'olio d'oliva perché nella focaccia l'olio ci vuole. Guardate che bella, già così. A questo punto l'ho infornata in forno caldo, statico a 220 gradi. I primi 10 minuti sul fondo del forno e gli ultimi 15-20 minuti nella parte in mezzo. Poi la sfornate, deve diventare bella croccante, mi raccomando, guardate, guardate che è, bella cotta. E la mettete su una gratella per farla intiepidire, così non fa l'umidità sotto e rimane bella, bella croccante. E adesso è arrivato il momento di andarla a tagliare. Sentite come scrocchia fuori, croccante fuori e morbida dentro. Guardate che bella, comunque ha anche dei bei alveoli, bella lievitata. Sopra si è mantenuta bella umida grazie ai pomodori. Guardate che bella, spettacolare, voi non avete idea del profumo. E adesso è arrivato il momento di andarla ad assaggiare. Allora ragazzi, la nostra focaccia è pronta, guardate sotto com'è cotta bene. Spettacolare, i pomodorini, le olive, i pomodori sono un po' bruciacchiati ma sono perfetti e io vado ad assaggiarla perché non vedo l'ora e andiamo, inizio dal bordo. Croccante, saporito, il sale, l'origano si è mischiato al pomodoro, buonissimo, bella unta. Ragazzi, è spettacolare, è davvero buonissima, non sarà la ricetta originale perfetta come deve essere, precisa, ma è buonissima lo stesso, quindi rifatela perché ne vale la pena. Tutti gli ingredienti li trovate qui sotto oppure sul mio sito www.difensoredelfocolare.com. Qui sotto trovate anche il link di Patreon se volete sostenere il mio canale e niente, ci vediamo alla prossima con un'altra ricetta e ciao!